Nella recente puntata di Imma Tataranni 3, gli spettatori verranno travolti da un inaspettato colpo di scena, la scomparsa di Sara, trovata tragicamente senza segni di vita. Questo tragico evento darà il via a una complessa sequenza di vicende che toccheranno profondamente anche l'esistenza intima di Imma. Prima di approfondire queste nuove rivelazioni, è essenziale fare una rapida riflessione sulle vicende precedenti. Prima di immergerti in questo video, clicca su iscriviti e sulla campanella per non perderti mai un aggiornamento. Fatima, giovane di 18 anni, è stata rinvenuta senza vita. Rapidamente circolano pettegolezzi che suggeriscono la responsabilità del padre e del fratello della ragazza, entrambi nati in Bangladesh. Il motivo? Avrebbero voluto difendere l'onore della famiglia, apparentemente compromesso dal rifiuto di Fatima a un matrimonio concordato. Tuttavia, man mano che le indagini procedono, si scopre che la narrazione dominante non rispecchia la realtà dei fatti. Imma, osservando la dinamica familiare di Fatima, rileva delle analogie con le tensioni esistenti tra lei e sua figlia Valentina. Allo stesso tempo, Filomena, in viaggio per far visita a una cara nipote, intuisce che la giovane potrebbe avere informazioni non ancora condivise con Imma. Durante la recente puntata, gli eventi prendono una piega inaspettata e sconvolgente. Sara, l'affascinante ragazza che Pietro aveva incrociato in palestra e con la quale aveva instaurato un rapporto, viene trovata tragicamente senza vita. In breve tempo, emergono prove inconfutabili che la giovane non è deceduta per cause naturali, ma è stata vittima di un brutale assassinio. Imma Tataranni, determinata e instancabile, si lancia nell'indagine. Una delle sue priorità è tracciare il percorso di Sara nelle ore che hanno preceduto la sua morte e identificare le persone con cui era stata. Ma ora, prima di proseguire con il resto del video, ci piacerebbe sapere cosa ne pensi. Lascia un commento e condividi la tua prospettiva con noi. Ora, proseguiamo con il video. Il nome di Pietro è in cima alla lista, specialmente dato che aveva trascorso la serata precedente con Sara. Imma è visibilmente turbata, ancor di più quando si rende conto che Pietro le ha nascosto tutto. Sentendosi troppo coinvolta emotivamente, richiede un congedo temporaneo, ma non può resistere all'impulso di sostenere Pietro nella ricerca della verità. Nel frattempo, Calogiuri, in maniera discreta, prosegue le indagini riguardo all'attentato perpetrato nei confronti di Romaniello. Le sue ricerche lo conducono a Cenzino Latronico, un imprenditore notoriamente legato al mondo mafioso. Tuttavia, un dettaglio sconcertante emerge. Latronico è morto da 20 anni. Questa scoperta sconvolge profondamente Imma, che si imbatte in un rivelatore ricordo di sua madre, gettando una nuova luce sul suo passato. Le certezze vengono sconvolte. Imma identifica e mette alle strette l'assassino di Sara, salvando Pietro. Nonostante ciò, la loro relazione non sopravvive a questa ultima prova. Imma si trova infine faccia a faccia con Calogiuri, con il quale i sentimenti sono sempre stati intensi. Il poliziotto, con un'espressione grave, ha una rivelazione cruciale da condividere. Questa scoperta promette di rivoluzionare l'esistenza di Imma, che potrebbe trovarsi all'alba di un nuovo capitolo della sua vita. E voi? Cosa ne pensate? Era il finale che vi aspettavate? Quali sviluppi sperate nella prossima stagione? Lasciate i vostri commenti!